A pochissimi giorni dal provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri, in cui in Italia è vietato commercializzare cibo sintetico, al Vinitaly di Verona, il consorzio della casciotta di Urbino DOP ha organizzato un incontro intitolato La bellezza nel gusto, nello spazio di Food Brand Marche. Un incontro finalizzato a sottolineare l'importanza del cibo tradizionale, come quello degli allevamenti per l'economia, la tutela della biodiversità, senza mai dimenticarci l'assoluta bontà e genuinità dei prodotti regionali. La bellezza è nel gusto. Perché questo? Perché la bellezza è quella che salverà il mondo. Le cose belle salvano il mondo. Nel caso della casciotta d'Urbino è una cosa bella che quando noi andiamo a assaporarla ci fa creare delle emozioni. Ma perché questo? Perché è un prodotto che viene fatto interamente nelle colline della provincia di Pesaro-Urbino, dai comuni del Riminese, dove vengono allevate le pecore e le mucche, da cui si terrà il latte, e mescolato insieme una formula magica, una formula contadina del 70% di latte ovino e 30% di latte vaccino, in 15 giorni di stagionatura è già pronto per essere assaggiato. Difenderemo la nostra agricoltura anche da coloro che, cercando di spostare l'attenzione sulla sostenibilità, vogliono surrettiziamente trasformare la produzione alimentare da produzione agricola in produzione industriale o chimica. Pensiamo ad esempio ai sostituti delle proteine nel latte che in qualche modo stanno venendo avanti anche con una forte spinta dei consumi. C'è un'induzione di nuovi consumi che prevede alla base dei nostri prodotti tradizionali non più i processi produttivi agricoli o allevatoriali a cui noi siamo stati abituati e che difendiamo con orgoglio, ma dei processi di sintesi che vengono fatti chimicamente in zone industriali anziché all'aria aperta. Ecco, quella non è sostenibilità. Noi pensiamo che la casciotta di Urbino non possa essere sostituita con un prodotto creato artificialmente.